A tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo episodio di Sunday Strike 4. Continuiamo la campagna di Francia, seconda parte della missione. E dobbiamo salire verso nord, quindi avanzare verso questa strada, questo posto di blocco qui, e poi ovviamente salire verso questo incrocio sotto la stazione ferroviaria. Avanziamo sempre con i nostri Panzer. Noi non facciamo mica caso ai rumori, noi abbattiamo tutto quello che troviamo davanti e ovviamente non ci sente nessuno, questo in maniera molto tattica, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Nemico! Carro distrutto alle spalle. C'è un altro qui, forza, dai, veloce, saliamo se c'è un altro. Visto il corpo, dov'è? Ecco qui, vai veloce, perfetto. Azione rapida e indolore. Evito di salire ancora, che questo incrocio non mi piace. E andrei a controllare qui sotto se ci sono altri nemici. Quello si sta trasportando un altro carro. Raggruppiamoci. Ok, piazziamoci qui. Così. Ok, andiamo via da questo lato, trasporti, supporto qui, ok, avanziamo ragazzi, ci saranno comunque truppe qui sicuramente, sentono già le voci, eccoli qui, ok, facciamo saltare tutti in aria, attacco congiunto su una persona, massacro, dai. Ok, continuiamo. Ci facendiamoli tutti, dai, continuiamo. Attacco alle loro spalle. Sono buttati a terra per evitare i colpi, ma non penso possano nulla contro il fuoco congiunto di 5 carri. Non dovrebbe esserci più nessuno. Ok, possiamo salire ad andare ad esplorare su a nord. Allora, controlliamo la salute dei veicoli. Perfetto. Si sale. Allora, altra strategia, come abbiamo visto nella missione precedente, è molto difficile pensare di attaccare il nemico frontalmente. Quindi qua, come ci ha spiegato nel tutorial, sicuramente ci saranno unità schierate e ci frantumeranno completamente. Quindi direi di sfruttare queste vie secondarie che la mappa ci mette a disposizione. Quindi appunto prenderei questa strada sterrata e affronterei appunto il nemico. E comunque, visto che c'è un obiettivo principale, difficilmente non sarà difeso da qualcuno. Ok ragazzi, saliamo. Panzer 3 si è impantanato. Erwarte Befehle, wir sind einsatzbereit, Kommandant. Befehle? Befehle, Kommandant? Bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Usiamo le loro stesse strategie, imboscate, li attacchiamo alle spalle ormai, come abbiamo fatto prima. Il nemico non se l'aspetta, quindi è la miglior cosa da fare. Vai, veloce ragazzi! Dai! Carro armato britannico di ultima generazione ci sbarra la strada. Le nostre armi. Un altro fuoco congiunto, dai! Perfetto, ok. Ja, comandante. Purtroppo i nostri Stuka sono troppo lontani per fornirci supporto. E l'ho capito, eh. Dobbiamo trovare il modo di proseguire senza il loro aiuto. Stupefacente. Ora proseguiamo con la ricognizione lungo i binari. Potrebbero esserci altre truppe britanniche da queste parti. Ok,
Nuovo obiettivo, la mappa è stata sbloccata completamente. E allora riusciamo a far raggruppare i carri. Ok. Allora, nei campi lasciamo l'unità di trasporto. La fanteria me la porto qui. I trasporti sono qui, prendiamo l'unità di supporto e mi va a riparare. Panzer 4-3 danneggiato, madonna mia, si trascina mezzo mondo. Dai, riparalo. Cingoli, cingoli. E automatico va a aiutare pure l'altro. Ok, allora, quindi te con il supporto torni di nuovo qua nei campi dietro questa cinta muraria. I carri si raggruppano qui. E dobbiamo salire verso nord. Per salire verso nord abbiamo queste strutture dove ti conviene affrontare il nemico direttamente o salire su questa strada. Forse è meglio arginare il problema e attaccare nuovamente come abbiamo fatto di prima alle spalle. Potrebbe essere una cosa intelligente da fare. E allora si sale a nord. Stessa cosa di prima, ragazzi, strategia meno invasiva possibile. Cerchiamo di arginare nuovamente il nemico, come detto prima. Quindi andiamo per i campi. Anche se dovrei... Aspetta, fermiamoci qui. Dove sono le unità di trasporto, di rifornimento? Vieni qua. Che mi vado a rifornire i carri, ragazzi. Non vorrei che c'è qualche amara sorpresa là sopra e nel bel mezzo dello scontro rimango senza carburante. Ne ho tre per quel prezzo, per questo motivo. Stiamo da primo. Ok. Come munizioni ci siamo, abbiamo un sacco. Dopo aver rifornito tutti i carri, adesso iniziamo alla nostra operazione. Ok, lui ritorna a riunirsi con i compagni. Loro continuano l'avanzata verso nord. Utilizza la modalità portellone, così ho più raggio di visualizzazione, poi li faccio rientrare ovviamente. Porca miseria, l'attacco degli Stuka ci poteva servire. Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Rientrate. Madonna. Tra un minuto. Una strage qui, Ma è impossibile. Ah, ecco, beh, era pianificata sta cosa. E comunque non potevamo mai vincere sto scontro. Scendete tutti. Solo il guidatore ti porti via il carro. Che poi ci sono un sacco di funzioni che io non utilizzo in sto gioco.
un sacco di rinforzi abbiamo. Ma il resto dell'armata è troppo lontano. Prepariamo una linea difensiva e non lasciamo passare quei dannati inglesi. Ricevuto. Faremo del nostro meglio, Air Comandante. Prima che arrivano i nemici. Sono dei cannoni eccezionali, progettati per un duplice scopo. Sono molto efficaci sia contro bersagli aerei, sia terrestri. Befehle, Comandant? Befehle, Comandant? Obice. Ti sgancia. Evade Befehle. Mi piazzi l'obice qui. Cannone in Bewegung. Transporter meldet sich zum Dienst. Transporter meldet sich zum Dienst. Ti caro qui. Dai, vai, vai, tutti là. Tutti alle in Bewegung, Kommandant. Bereit für die Schlacht. Bewegung. Bandagen sind einsatzbereit. Sanitäter und Sacco di medici. Einsatzbereit. Ieri. MG Schütze in Bewegung. Bereit für die Schlacht. Befehle. Ja. Okay. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ja, Sadi. Erwarte Befehle. Transporter einsatzbereit. Zu Befehl. Verstanden. Erwarte Befehle. Beeilung. Bewegung, Soldaten. Transporter meldet sich zum Dienst. Ganja, erwarte Befehle. Prima che arrivano i nemici, dai ragazzi, non dobbiamo perdere tempo. I carri armati britannici si stanno muovendo. Soldati in posizione. Koordinaten, Kommandant? Transporter meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Artillerie einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Ok. Ok, ragazzi. Erwarte Befehle. E sgangiolo di fregata, no? Transporter einsatzbereit. E vattene, Madonna. Sono impantanati, è veloce, dai, dai, che c'è, sono uscito via. Vattene via. Befehle, Kommandant. Kanone wird versetzt. Tutti voi ragazzi, unico gruppo. I medici, gruppo 2. Arrivano ragazzi, arrivano. Dai, ragazzi, dai! Tutti fermi, vi voglio, dai! Attacco di massa! No, madonna, perché si muovono? Attacca zona, attacco! Ok. Siamo capiti. Fermo. Einsatzbereit, Kommandant. Cura quando puoi. Gruppo 5. Resiste a 8 ondate, cavolo. Ja, Kommandant. Non poche. In Bewegung, Kommandant. Befehle, Kommandant. Ja, Kommandant. Befehle, Kommandant. Quello di supporto deve. Mi ripara? Sì, lo ripara. Befehle? Dai, vammi a riparare subito l'artiglieria. Befehle, Kommandant. Ok, altro supporto arriva, altro supporto. Beh, vattene. Evade Befehle. Fatto fuori. Dai ragazzi. Dai, continuate così ragazzi. Dai, veloce. Dobbiamo resistere. Allora, è una gettata molto più ampia. Dai che lo becchiamo comunque.
Dai! I rinforzi sono arrivati! Nuovi rinforzi! Dai ragazzi! Befehl? Befehl, comandante? Su Befehl! Beh ragazzi! Madonna! Beh, ma sono un casino solo. Beh, si lancia qui. Dai, dai. Dai, 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 dai! Ja, Kommandant? Das wäre eine wenig. Koordinaten, Kommandant? Einsatzbereit, Kommandant. Trovare i medici, medici che fine hanno fatto? Sono morti tutti? Ja, Kommandant? Sono morti tutti i medici. Eccoli qui. Hat jemand den Doktor gerufen? Dai. Bin da, wo man mich braucht. Koordinaten, Kommandant? Sanitäter, ok. Ancora siamo a metà ondata, ragazzi, metà ondata, eh. Arriva, arriva. Si sentono al sicuro nei loro carri armati pesanti. Continuano ad avanzare. Dai. Dai che ce la facciamo, ragazzi, dai che ce la facciamo. Un sacco di medaglie, un sacco di medaglie. Einsatzbereit, Kommandant. Dai. Ma no, non avanzate. Dai. Hanno una visuale molto più ampia della nostra. Dai, altri rinforzi. Altro carro nemico. Ok, raggruppiamoci. Non perdiamo il controllo. Qui ci sono altri carri. Dai. Ja, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Ja, Kommandant. Dai, veloce ragazzi, dai. Ja, Kommandant. Veloce ragazzi. Combattimento intenso. Mi vai a sganciare lì. Vattene. Dai. Da questo lato. Sgancia. Befehle? Ja, Kommandant. Vattene. Ja, Kommandant. Dai, sei ondate, ragazzi. Transporter einsatzbereit. Artillerie einsatzbereit. Ok. Transporter meldet sich zum Dienst. Auf dem Weg. Gruppo 2. Jawohl. Artillerie einsatzbereit. Ma i medici non intervengono, non intervengono i medici. Altri cari nemici. Dai. Dai, 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 dai. Andiamo a toccare le spalle. Sette ondate, ragazzi. Ok, ultimo carro nemico qui. Einsatzbereit, Kommandant. Koordinaten, Kommandant. Transporter meldet sich zum Dienst. Bewegung. Erwarte Befehle. Verstanden. Ultima ondata, ragazzi, ultima. Koordinaten, Kommandant. Ovviamente senza aiuto stavolta. Auf dem Weg. Einsatzbereit, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Ja, Kommandant. Feindliche Einheiten gesichtet. Arrivano, arrivano. E dai. Artillerie. Feuer. Feuer. Super.
Dai ragazzi, dai! Massacriamo, massacriamoli! Un po' di diversivi, forza! Ultima ondata ragazzi! Dai, dai, sì! Ma perché tutti sono usciti quelli dal perimetro? Che succede? I medici che devono curarsi loro. Madonna, ancora no. Erwarte Befehle. Transporter einsatzbereit. Verstanden. Jawohl. Sanitäter unterwegs. No. Ja, Kommandant. Sono venuti qui. Servono come diversivo. Ja, Kommandant. Feuert aus allen Rohren. Zu Befehl. Dai. Auf dem Weg. Madonna, che macchinoso però. Dai. Dai, ultimi cari nemici. Dai, dai. Ultimo carro, dai, dovrebbe essere l'ultimo. Infanterie in bewegung. Verstanden. Il carro di supporto che mi va a riparare l'artiglieria. Non riesco a vedere l'ultimo carro. Transporter meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Ho paura ad avanzare. Ja, Kommandant. Eccolo qui. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Devo ammettere che questi inglesi sono davvero tenaci. Anch'io. Ottimo lavoro. Sei pieno di risorse. La Germania ha bisogno di soldati come te. Sono fiero. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Dai. Urca ragazzi. Stavolta sono 3 le stelle. Non mi sono fatto fregare. Un sacco di statistiche positive. Dai. È stata una bella partita. E mi è interessante. Spero che vi sia piaciuto. Qui si conclude il video ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like. Di commentare qui sotto. Di condividere questo video con chiunque. Ovviamente se non siete già di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima missione, ragazzi. Bye bye! E a meno di ammirare la bellezza di questo paese e in particolare delle sue ragazze. Ci è stato raccomandato di non intrattenere relazioni con loro e ogni visita al bordello ci impone un'iniezione parecchio dolorosa. Ma sono così belle che conquisterebbero anche l'uomo più retto. Meno notevole è invece l'esercito francese. Dicono che sia uno dei più forti del mondo, ma è stato piuttosto facile sottometterlo grazie alla rapidità dei nostri carri armati. Abbiamo proseguito la nostra avanzata per più di una settimana nei campi vicino ad Arras, costringendo le forze francesi e inglesi alla ritirata. Ma lì hanno opposto una strenua resistenza. Questi nuovi carri inglesi sono davvero... Ma i miei uomini li hanno tenuti a bada in modo eccellente. L'acciaio inglese non può competere con le tattiche tedesche. Le tattiche non convenzionali di von Bock ci hanno permesso di rispondere al meglio agli attacchi dei carri armati inglesi. Il punto di svolta della battaglia è stato il momento in cui Rommel ha suggerito di usare gli 88 contro i carri armati. I proiettili antiaerei hanno perforato le corazze dei corazzati nemici, permettendoci di mantenere la posizione. Tuttavia, il comando supremo sembra temere che se non rallentiamo l'avanzata verso la Manica, ci renderemo vulnerabili ad attacchi a tenaglia. 21 maggio 1940, vicino ad Arras, Francia. Un contrattacco disperato e mal organizzato degli alleati, sotto la guida degli inglesi, avrebbe dovuto rallentare l'avanzata tedesca. Con soli 74 carri armati e 2000 soldati a piedi, il generale Sir Harold Franklin attaccò i tedeschi, che al comando di Rommel sconfissero le forze alleate con 220 carri armati e almeno 5000 fanti, senza quasi subire perdite, costringendo Franklin alla ritirata entro la sera stessa.